Io ho iniziato a fotografare nel 2015, però ho sempre usato la fotografia non solo come strumento di documentazione del reale, ma strumento che al tempo stesso manipola la realtà. Quindi uso spesso software come Photoshop per manipolare le immagini in modo che lo spettatore si trovi di fronte a qualcosa che parla del reale, però al tempo stesso mette in dubbio la sua veridicità. Per quanto riguarda Flow, sono stata nell'archivio del comune di Pontassieve e ho preso le foto appunto d'archivio dell'alluvione del 66 e sono andata a ricercare dove erano state scattate quelle immagini lì. Il mio progetto Flow, commissionato dal progetto Riva, è quindi una sovrapposizione temporale data da due immagini. Le immagini d'archivio nei giorni subito dopo l'alluvione del 66 a Pontassieve e le immagini scattate nel contemporaneo.